famiglia perfetta non esiste, perché non esiste l'uomo e la donna perfetti. Senz'altro però la famiglia è l'ambiente migliore in cui una persona può vivere e crescere, e quindi proteggere la famiglia, tutelare la famiglia è la cosa migliore che ogni società può fare per avere dei cittadini migliori. Però penso che la miglior famiglia è la famiglia imperfetta, cioè, ovvero quella che sa riconoscere nel limite il punto d'incontro, no? L'amore. Che la notte non è, diciamo, la meta. Ci siamo riusciti, ma è l'inizio di un cammino che esigerà lotta, impegno, sacrificio, ma che ne vale la pena. Cioè, nell'attuale situazione c'è un particolare necessità di riscoprire questa dimensione della persona umana, senza la quale il matrimonio diventa alla fine incomprensibile. Per poter provare a migliorare la preparazione che si fa nelle parrocchie al matrimonio, se potessi farlo io, organizzerei dei moduli, strutturerei dei moduli per educare chi si prepara al matrimonio alla complementarietà, perché penso che ancora molti siamo figli del mito del principe azzurro e di Cenerentola, e si prova un grande dolore quando poi si scopre che siamo diversi. Ma bisogna insegnare che è nella diversità che ci possiamo incontrare. Io sono convinto che una coppia è il soggetto migliore che può aiutare una coppia. Perché? Perché ha vissuto le stesse situazioni, e quindi c'è una situazione di identificazione e di condivisione. Quindi l'aspetto empatico, emotivo è fondamentale. La vera misericordia non è ingannare le persone. Lo dice pure il Papa nel discorso finale del Sinodo, diceva: c'è una misericordia ingannevole che è quella che fascia le ferite senza averle guarite. Cioè, la misericordia prima guarisce, è lì che interviene la verità, aiutare i fedeli a vivere secondo la verità. Mi sembra che tutti questi siano argomenti, diciamo, che ci debbono spingere a riscoprire la teologia del corpo insegnata da San Giovanni Paolo II.